Via. In mancanza di pisello, la vergine resta vergine, la sterile resta sterile e partoriscono così per noi le loro minchiate. Grande. Grandissima, grandissima, grandissima. Il resto lo sai a memoria della mamma di Maria. E De Sara, sapeva cosa De Sara? No, De Sara non lo so. Sara aveva 112 anni. 112? Sì, ed era sterile. Sterile? E te credi a 212 anni? Si è accoppiata con la colomba anche lei. Con la colomba? Sì, si chiama lo Spirito Santo. Con la colomba? Con la colomba. Che è lo Spirito Santo? Sì, è una colomba. E femmina. Che gli è uscito? Femmina. Femmina? Gli è uscito una cosa. Una cosa? Gli è rimasta nel sacco. Una cosa nel sacco? Ma gli è rimasta nel sacco dello stomaco. Non ci credo. Sacco. Ma dai! Nello stomaco gli è rimasta, signora. E Dante dice nell'inferno che qui c'è lo stomaco, il sacco si chiama anche stomaco, il sacco dello stomaco, certo. Dove si prepara a merda. Eh certo, perché lì poi si prepara a merda e poi da lì... Che lì è cagato. Eh certo, è stato un rifiuto, un rifiuto della ragione, perché... È un rifiuto della ragione. Ha ragione. Si unisce con la colomba e mi viene a raccontare a me che gli lascio un figlio. Quando ci hanno beccato il verbo essere, io sarò, tu sarai... E gli sarà. Ci hanno tolto accento a Sara, è diventata Sara. Prima si chiamava Sarai, ma siccome gli serviva l'ai per fare il figlio, certo. È rimasta Sara. Ah. E non più Sarà, ma Sara. Ecco come. Hanno raffigato con i nostri verbi, e con la nostra vita e con la nostra pelle. Adesso te la conto precisa. Sì. E la fanno cantare ai bambini, sti sadici. Sti sadici, sono proprio sadici, sti bastardi. Alla faccia del Family Day, di tutte queste cazzate. Sono proprio qui sono sadici, sono d'accordo. Registrato. Registrato tutto? L'uomo è un pollo. E sulla sua pelle di pollo, la fanno cantare i bambini, e sulla sua pelle di pollo abbiamo scritto questa bella e grossa palla araba degli Isis, e tutti i pesci che hanno abboccato, i fedelini, vengono a galla a vedere questa grossa palla scritta proprio per il pollo, sulla pelle del pollo, quello vuol dire il verbo sarà. Esattamente. E tutte le nostre cose. Mamma mia. Signora, mi può adottare? Mi adotta? Io gli posso dare lezioni. Ma guardi, ma va benissimo, va bene, è fantastico, è perfetta. Gli va bene? Sì, sì. Vuole sapere il maiuscolo e il minuscolo? Sì. Maius è latino, l'hanno unito all'italiano, è diventato maiuscolo, invece maius vuol dire più grande. Maius, certo. Ho fatto il liceo classico e studiato latino e greco. Ma non sa se quello che hanno combinato poi dopo. Adesso poi le cose sotto bosco, mo non ne posso sapere. Con la polpettina che hanno fatto. Ah, allora, passa polpettina. Più grande memoria ti do, dice il maiuscolo. Ah. E lo usavano i romani, l'Egitto, la Grecia. Ah. Il minuscolo dice minus, che minus vuol dire meno. Certo. Meno, inizia con la parola meno, menzogna. Menzogna, certo. E dice pure amen. Certo. Amen. Certo. La privativa in latino, chiunque ha studiato latino, la privativa davanti al nome, vuol dire amen. Zogna. Amen, zogna. Così sia. Amen, zogna, così, così sia. Eternamente. Sì. Esattamente. Allora, andiamo avanti. Il maiuscolo è innato dentro l'uomo. Mentre parla, si forma e esce. Ecco che il romano lo sapeva, l'Egitto lo sapeva e la Grecia lo sapeva, e scriveva solo maiuscolo, maius, più grande, memoria te do. Perché ci può fare un sacco di cose con maiuscolo, sono strisce. Certo. Invece il minuscolo no, signora. Il minuscolo l'ha inventato Carlo Magno vicino a un papa. Si chiama minuscolo carolingeo. Certo. Minuscolo insetto deve restare. Uh-huh. Il maiuscolo te lo scordi, certo. Interessantissimo. Infatti scrivo sempre in maiuscolo. Fantastico.